Battipaglia corre, non solo lo slogan, ma un vero e proprio incitamento raccolto da centinaia di atleti provenienti da tutta la regione. Nella mattinata di domenica 29 aprile, partendo da Piazza Mendola, ben 567 podisti, divisi tra professionisti ed amatori, hanno partecipato alla seconda edizione della Stracittadina Battipagliese, organizzata dall'associazione Idi Atletica Aurora. A vincere la competizione per la categoria Master Uomini è stato il podista della ESD International Security S, Hisham Boufars, che ha percorso i 10 km previsti in 29 minuti, 43 secondi e 91 centesimi. Sul podio altri due atleti della stessa associazione, Ejay El Jebli ed Abdelkebir Lamachi. Per le donne, invece, ha vinto Anan Janat della ASD Podistica Il Laghetto, con il tempo di 35 minuti, 11 secondi e 29 millesimi. L'atleta marocchina ha staccato di quasi un minuto la podista Asmaï Ghislane della ASD Atletica Gran Sasso Teramo. Gradino più basso del podio per Lovaio Rossana della Podistica Amatori Potenza. I podisti hanno percorso le più note vie cittadine in una bella cornice di pubblico. Sotto un sole quasi estivo, moltissimi genitori hanno accompagnato i propri figli a vedere la stracittadina, partecipando attivamente alla competizione con applausi ed incitamenti. Tra gli sponsor dell'iniziativa non poteva mancare Banca Campania Centro, ancora una volta vicina a tutte quelle iniziative che valorizzano al meglio il territorio di cui è espressione. Quest'anno abbiamo organizzato questa manifestazione in Battipaglia perché era un evento che secondo me mancava. Era doveroso da parte nostra, società di atletica leggera, organizzarlo. Ho pensato di fare questa gara a Battipaglia, chiaramente con i miei collaboratori, in quanto non mi spiegavo come mai a Battipaglia non si facesse una manifestazione del genere. È stata fatta già qualcosa, però non a questi livelli. Io l'ho voluta fare ai livelli che merita Battipaglia e ci siamo adoperati veramente è stato molto faticoso per farla, però penso che ci siamo riusciti.